Necessità di punti per il Chieti di Mister Jezzo che tenta un recupero disperato alle primissime posizioni del girone F in Serie D. L'avvio, come noto, non è stato dei migliori con il nuovo allenatore, ex portiere del Napoli. Parte però subito fortissimo il Roma City sul campo dei neroverdi. Il gol spettacolare del capocannoniere della competizione fino a questo momento, Luca Di Renzo. Poco dopo, ancora occasione proprio per i capitolini, deviata però più volte davanti al portiere del Chieti, poi una clamorosa traversa con Fall che allontana di lì a poco. C'è spazio anche per un calcio di rigore di un Roma City in totale controllo nella prima frazione. Calcio di rigore che viene però disinnescato da Vitiello, che è abile sulla conclusione di Sparacello. Nella ripresa il Chieti prova a farsi vedere, anche se non con moltissima convinzione. Le occasioni in favore dei neroverdi principalmente non preoccupano il portiere del Roma City di Chiara. C'è qui una clamorosa chance che viene però in qualche modo respinta dalla difesa dei laziali, poi colpo di testa che costringe Vitiello all'ennesimo miracolo di giornata. Fall qui non arriva per centimetri sul pallone che sarebbe valso l'1-1, proteste poi da parte del Chieti per un possibile contatto che sarebbe valso soltanto ipoteticamente, però perché nel concreto non c'è stato il calcio di rigore, finisce 1-0 per il Roma City.